Buongiorno a tutti da Bimbi che bontà, ogni giorno con una nuova ricetta, con Bimbi tutto è possibile. Vediamo oggi cosa andremo a preparare insieme. Vado alla mia settimana, cerchiamo e vediamo. Allora, oggi prepareremo un couscous vegetariano. Un piatto fresco e sicuramente molto salutare. Iniziamo insieme. Quello che ci servirà per questa ricetta: cipolla, olio, zucchine, carote, peperone, sale, dado, pomodorini e olive nere. Iniziamo con 50 g di cipolla a pezzi. Olio. Posizioniamo il misurino. 3 secondi, velocità 6. Riunire sul fondo con la spatola. Ok, aggiungiamo 200 g di zucchine. Togliamo dadini le zucchine. Carote a dadini. Cento grammi di peperoni. Posizioniamo il misurino. Allora, quindi all'interno abbiamo messo zucchine, carote, peperoni e prima abbiamo messo cipolla con olio. Cinque minuti, velocità 1. Quindi adesso sta insaporendo a 120 gradi. Ok, un buon profumito. Mettiamo giù. La cosa più bella del Bimbi è che mangiamo ogni giorno un piatto diverso e soprattutto si cucina in maniera abbastanza naturale, pochissimi condimenti e la maggior parte delle cose viene cotta a vapore, quindi sappiamo benissimo che un'alimentazione sana va fatta in questa maniera. Ok, andiamo avanti. Aggiungere un pizzico di sale. Ho terminato il mio dado Bimbi che farò urgentemente perché io utilizzo sempre il dado fatto con il Bimbi al posto del sale, perché il sale sappiamo benissimo che fa male. Quindi vedete, anche qui mi dice di aggiungere il dado, però l'ho finito, quindi lasciamo soltanto il sale. Posizioniamo il misurino e adesso per 3 minuti, velocità temperatura 100 gradi, ruotiamo in modalità spatola. Andiamo avanti. Adesso taglieremo dadini, 15 pomodorini, ciliegino. Tagliate a dadini anche i nostri pomodori. Andiamo avanti. 15 olive nere denocciolate. Eccole qui. Andiamo avanti. Posizionare il misurino. 4 minuti, velocità 1. Scusate, 40 secondi. Ok, adesso sistemiamo in un pollino a maglia fina. Dobbiamo colare le verdure e conservare il liquido di cottura.
brodo di cottura ci servirà dopo. Quindi adesso teniamo da parte il liquido di cottura che ci servirà dopo e trasferiamo tutto il condimento in una ciotola. Ok, ora che abbiamo trasferito le verdure in una coppa, ci chiede di versare il liquido di cottura all'interno del boccale. Aggiungiamo acqua fino ad arrivare a 450 grammi. Aggiungiamo un cucchiaino di sale. Ok, adesso ci ha dato la modalità bollitore, quindi ci farà raggiungere subito la temperatura dell'acqua a 100 gradi. Quindi ruotiamo la manopola per iniziare a riscaldare l'acqua. Adesso, nel frattempo che bolle l'acqua, andiamo a vedere, salviamo la ricetta e andiamo a vedere quanto couscous ci servirà, così iniziamo a prepararlo. Quindi andiamo nella parte iniziale dove ci sono tutti gli ingredienti e vediamo, per il couscous ci vorranno 300 grammi, quindi ritorno dove ero prima e inizio a prepararmi 300 grammi di couscous. Quindi con il bimby in funzione andiamo, salviamo sempre la ricetta, andiamo a bilancia e pesiamo i nostri 300 grammi. Adesso ce l'abbiamo già pronto per il passaggio successivo. Quindi, come vedete, come vi ho sempre detto, è difficile sbagliare una ricetta quando noi seguiamo la ricetta guidata che ci dà il bimby attraverso la Wookidoo. Oltre che seguirla passo passo, ci dà anche la possibilità di vedere l'anteprima. Quindi se io clicco qui su anteprima mi dice già il passaggio successivo, quindi mi dice che dopo, quando finisce la cottura, dovrò togliere il misurino, se voglio posso andare ancora avanti e vedere tutti gli altri passaggi. Quindi ritorniamo dove eravamo prima e aspettiamo. Ok, l'acqua bolle, andiamo avanti, togliere il misurino, quindi riposizioniamo. Adesso ruotare la manopola fino alla velocità 1, nel frattempo prosegui con il passaggio successivo. Quindi ruota la manopola fino a velocità 1, aggiungere nel frattempo il couscous dal foro del coperchio, quindi adesso le lame sono in movimento e noi piano piano aggiungiamo il couscous. Andiamo avanti con il passaggio successivo. Allora, abbiamo aggiunto il couscous, un cucchiaio di olio e, come vi ho detto prima, le dosi sono sempre ben proporzionate, quindi difficilmente andiamo a cucinare una pietanza grassa o esagerando con i condimenti. Ok, andiamo avanti, mescolare a fondo con la spatola. Chiudere il boccale con il coperchio, posizionare il misurino, lasciare riposare il couscous per 10 minuti all'interno del boccale. Quindi adesso, così come sta, caldo caldo, aspettiamo 10 minuti e ci rivediamo dopo per il prossimo passaggio. Programmo i miei 10 minuti. Il nostro
nostro timer suona, 10 minuti sono trascorsi, adesso andiamo avanti. E come ultimo passaggio trasferire il couscous nella ciotola con le verdure. Mangiato freddo, questo è ancora più buono, quindi un ottimo piatto da preparare fra un po' che arriva la stagione bella. Ed ecco qui, se vogliamo possiamo irrorare ancora con un filo d'olio, ma potremmo anche non farlo. Io ne faccio giusto un giro piccolissimo. Bimbi, che bontà, è tutto, il nostro couscous è pronto. Buon pranzo a tutti e alla prossima ricetta.